Approfitto di questo video per rispondere ad una mail che ho ricevuto da una signora di 67 anni che chiede se è possibile fare una rinoplastica alla sua età e chiede anche informazioni circa la rotazione verso il basso, la caduta della punta che è il suo problema e se questo può succedere anche dopo una rinoplastica. Questo video mi dà l'occasione di rispondere a una domanda che ho ricevuto via mail da una signora di 67 anni che mi chiede se è possibile fare la rinoplastica alla sua età. Sì, è possibile, mi è già capitato e alcuni pazienti si regalano questo intervento per festeggiare la raggiunta pensione. Ovviamente per il naso dell'anziano è necessario fare alcune considerazioni di carattere tecnico. Il naso si modifica nel tempo, la punta tende a ruotare verso il basso, l'osso nasale è più friabile, le cartilagini sono più deboli, quindi proprio per la posizione della punta compare anche uno pseudogibbo oppure una deformità suprativa. Possono indebolirsi di struttura le valvole nasali, quindi anche un problema respiratorio spesso compare nel naso over 60. La chirurgia quindi deve essere molto conservativa, poche modifiche e l'utilizzo di innesti di tipo strutturale per aumentare la rigidità della piramide nasale. Quindi, per esempio, innesti valvolari come i cosiddetti spreader grafts oppure interventi di sostegno della punta attraverso gli innesti cartilagini della columella e della punta stessa, proprio per rispondere al secondo quesito della signora che teme che dopo la rinoplastica la punta torni ad essere ruotata verso il basso. Con gli innesti cartilagini questo non succede, è proprio una manovra di tipo preventivo.